La regina ringrazia Biagio Pagano che firma 2 gol e 2 assist e permette alla sua squadra di conquistare 3 punti fondamentali contro un Brescia mai entrato in campo. Iaconi alla seconda vittoria su 2 gare in casa lo schiera con Missiroli a supporto dell'unica punta Bonazzoli, escludendo dai titolari il febbricitante Brienza. Iachini deve rinunciare all'acciaccato Flachi e in attacco si affida alla coppia Caracciolo-Possanzini. La partita però cambia dopo 2 minuti quando Rizzato entra in area e mette il centro per Bonazzoli. Begalo a terra e per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore e rosso diretto per il difensore bianco-blu. Sul dischetto c'è Biagio Pagano che calcia forte e centrale e non lascia scampo ad Arcari. 1-0 e gara subito in discesa per gli Amaranto, mentre per il Brescia non poteva esserci peggior avvio. Iachini decide di non sostituire nessuno e prova a riorganizzare la sua squadra. La regina capisce come gestire la superiorità numerica e decide di fare molto possesso palla, cercando di stancare gli avversari che faticano a prendere le contromisure e subiscono anche il raddoppio. Missiroli serve un gran pallone a Pagano che con un tocco di prima intenzione beffa Arcari. Terzo gol nelle ultime 2 partite per l'ex Rimini e prima doppietta in maglia Amaranto. La difesa bresciana protesta invocando il fuorigioco dell'avversario, ma le immagini dimostrano che la rete è regolare. Neanche 20 minuti e le rondinelle sono già sotto di 2 gol. La situazione è particolarmente positiva per la regina che non ha fretta e può gestire il gioco al meglio. A centrocampo funziona bene la coppia Carmona-Barilla con il nazionale under 21 pericoloso dalla distanza. Analogo discorso per il cileno che, oltre a mostrare il solito dinamismo, quando ha spazio cerca subito la conclusione in porta. L'ultimo sussulto del primo tempo al pubblico del Granillo lo regala Cascione di testa sul corner del solito Pagano, ma il pallone finisce a lato. Nell'intervallo Iachini prova a riorganizzare la sua squadra, ma anche nella ripresa il copione non cambia. La sua compagine è fortemente limitata dalla perfetta interpretazione degli Amaranto e ovviamente dall'inferiorità numerica. La migliore occasione capita sulla testa di De Maio, che non inquadra la porta. Iaconi rispolvera Volpi dopo la rete in Coppa Italia al posto di Carmona. Iachini risponde con Vass e Taddei per Rispoli e il fischiettissimo ex Baiocco. Ma il match va sempre nella stessa direzione. Possanzini e Caracciolo sono marcati a vista e gli ospiti cercano qualche soluzione su palla inattiva che non porta nessun risultato. Sull'altro fronte Bonazzoli è preziosissimo, soprattutto come suggeritore. Il pallone per Rizzato è perfetto, ma l'ex Ancona, la centesima in B, spara alto sopra la traversa. Il terzo gol è nell'aria, arriva poco dopo al minuto 74, anche in questo caso a grande merito Biagio Pagano che con un tocco morbido sfrutta l'imperfetto fuorigioco degli avversari e pesca in area Cascione. Il difensore con grande freddezza dribbla Arcari e deposita in rete la sua seconda marcatura stagionale. Iaconi regala l'ultimo quarto d'ora a Cacia. Iachini inserisce Kozak per l'applauditissimo Possanzini, indimenticato protagonista nella stagione della prima promozione in Serie A degli Amaranto. Amaranto che vogliono il quarto gol e ci vanno vicinissimi con lo splendido tentativo di Barilla servito alla perfezione da Volpi che finisce a lato di pochi centimetri. A 2 minuti dal 90esimo però la regina cala il poker. Lanzaro serve in verticale Cacia che viene fermato, ma il pallone arriva a Pagano che vede l'inserimento del capitano Amaranto. Il suo colpo di testa vale il definitivo 4-0 e la sua prima marcatura con la maglia della regina. Scorrono i titoli di coda. Il Brescia si ferma dopo 4 risultati utili consecutivi. La regina torna al successo dopo quasi un mese con una prova convincente e lascia finalmente quel bruttissimo penultimo posto in classifica per la gioia di Ivo Iaconi.